Da lunedì 23 ottobre fino a sabato 25 novembre, il Cavalca Ferrovia di Pesaro chiuderà il traffico in orario notturno. La manutenzione straordinaria del ponte entra infatti nella fase più delicata, con i lavori che si concentreranno nella porzione sovrastante i binari ferroviari. Per conciliare il traffico dei treni e il completamento dei lavori, l'accordo fra Comune e RFI obbligherà a canalizzare i cantieri in orario notturno. Per circa un mese il cavalcavia chiuderà dunque fra le 23 e le 5 di mattina, con modifica alla viabilità illustrate oggi dagli assessori Pozzi e Belloni. I lavori però proseguono e proseguono bene. Sono partiti a marzo l'intervento, quello da 3 milioni, finanziato con un bando del Ministero degli Interni che ci consentirà di ripristinare le quattro corsie mettendo in sicurezza quelle che sono le barriere laterali, i cordoli e i giunti. RFI che ha dato, devo dire, una grande disponibilità, una bella collaborazione e ci consentirà di lavorare nelle ore notturne proprio sopra i binari, in particolare i binari 1, 2 e 3. Lavori notturni che ci richiedono per ragioni di sicurezza che è facile capire, a dover chiudere il cavalca ferrovie. Questo lavoro, questo cantiere partirà dalla notte tra lunedì e martedì fino all'incirca il 25 o il 26 di novembre, giornata in cui RFI ci ha concesso di poter lavorare anche 5 ore, mentre nei primi giorni i lavori saranno di un'ora, di 3 ore, orari in cui verrà sospesa la circolazione dei treni, questo per consentire agli operai e alle ditte di poter lavorare in sicurezza. La chiusura del cavalca ferrovia in questa fascia oraria non causerà grossi problemi, anche se qualche problema c'è, insomma. Ci siamo preoccupati innanzitutto di confrontarci con il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e avvisarli di questi lavori per, in caso di emergenza, utilizzare la viabilità alternativa. Ovviamente si potrà passare su Via Rossi, si dovrà per forza fare Via Ponchielli, Via Milano e Via della Liberazione per arrivare da questa parte, sarà qualche centinaio di metri di strada in più, però per un beneficio importante per tutta la comunità. I lavori di questo mese porteranno alla sostituzione dei guardrail di entrambi i lati della carreggiata e a questo intervento seguirà la sostituzione dei giunti di dilatazione, la nuova illuminazione e l'asfaltatura per poi completare il lavoro in primavera. Noi avevamo previsto 12 mesi di cronoprogramma, come dicevo siamo in linea, al di là, nonostante qualcuno continua a parlare di incompiute, quando qua i lavori sono partiti hanno continuato ad andare avanti nel pieno rispetto del cronoprogramma, con il rispetto degli impegni presi, creando qualche disagio alla viabilità durante il periodo in cui per ovvie ragioni si è dovuta rivedere la viabilità delle strade sottostanti. E febbraio-marzo penso che saremo in grado di poter riaprire le quattro corsie con una strada con il cavalca ferroviario completamente asfaltato e una nuova illuminazione.